Buongiorno ragazzi, in questo video vediamo come svolgere la somma tra due vettori tramite un esempio. Vedete che sto considerando un vettore U che sarà corrispondente al segmento che parte dall'origine A fino a questo punto B di coordinate 3, 1, più un secondo vettore V che invece parte sempre dal punto A e arriva a questo punto C di coordinate 2, 4. Allora, ci sono più modi per affrontare il concetto di somma vettoriale. Quello sicuramente più facile è andare a ragionare sulle coordinate dei vettori e quindi andare a fare semplicemente una somma componente per componente. In questo caso, quindi, il vettore U più il vettore V corrisponde a svolgere la somma della coppia 3,1 più 2,4. E qui il conto è molto facile perché basta sommare le coordinate x 3 più 2 e le coordinate y 1 più 4. Vediamo in questo modo che la somma corrisponde al punto 5, 5. Questa cosa corrisponde esattamente a quello che si è visto tramite il concetto della somma tra vettori con la regola del parallelogramma. Infatti vedete che se andiamo a costruire un parallelogramma che dipende proprio dai vettori V e U, la diagonale principale che determiniamo è proprio quella che unisce il punto A al punto D di coordinate 5, 5. Quindi questo è coerente con tutte le cose che abbiamo già visto anche in fisica e sostanzialmente funziona in modo molto comodo. Se però non possiamo avere un approccio di tipo coordinate, come andiamo a svolgere il calcolo? E soprattutto come riusciamo a determinare la lunghezza di U più V? Osserviamo che l'angolo compreso fra i due vettori V e U corrisponde a 45 gradi. Se volete questo potete considerarlo un dato del problema, altrimenti con alcune proprietà trigonometriche si riesce a calcolare. Vogliamo quindi capire un modo per determinare la lunghezza, cioè il modulo del vettore U più V. L'idea è che per calcolarlo andiamo a utilizzare il teorema di Carnot, facendo alcune osservazioni preliminari. Prima di tutto consideriamo il secondo angolo del parallelogramma, che indicherò con beta, e vediamo che ha una grandezza, un'ampiezza di 135 gradi. Perché? Perché chiaramente ABCD è un parallelogramma. Sappiamo che nel parallelogramma la somma degli angoli interni è uguale a 360 gradi e inoltre gli angoli sono congruenti 2 a 2, quindi l'angolo in A è di 45 gradi, come l'angolo anche nel vertice D. Rimangono quindi da determinare i due angoli in B e in C, che sono però congruenti tra loro. Quindi il facile conto che dobbiamo svolgere per determinare l'ampiezza di beta è semplicemente prendere i 360 gradi, togliere i due angoli conosciuti da 45 e fare tutto diviso 2. Si trova quindi banalmente che l'angolo nel vertice B ha un'ampiezza di 135 gradi. Consideriamo ora il triangolo ABD. Esso ha come lati i vettori U e V e infine il vettore U più V. Quindi se andiamo ad applicare il teorema di Carnot a questo triangolo, possiamo effettivamente determinare la lunghezza di U più V, che è il problema che ci siamo posti. Inizialmente andiamo a misurare, a determinare le lunghezze, quindi dei lati U e V. Questo lo posso fare semplicemente con un'applicazione, se volete, del teorema di Pitagora, ma in generale tramite il modulo del vettore. Quindi la lunghezza di U sarà la radice di 3 al quadrato più 1 al quadrato. Vedete la somma dei quadrati delle coordinate del vettore e quindi trovo un radice di 10. In maniera del tutto analoga, la lunghezza di V, che in questo caso sarà, vedete, il segmento da B a D,
lo ritrovo come la radice di 2 al quadrato più 4 al quadrato e quindi radice di 20. Possiamo quindi applicare il teorema di Carnot, che in questo caso corrisponde a questa formula. Il modulo di U più V al quadrato sarà uguale al modulo di U alla seconda più il modulo di V alla seconda meno 2 volte il loro prodotto per il coseno di beta, che è giustamente l'angolo opposto al lato U più V che stiamo determinando. Quindi andiamo a sostituire i valori che abbiamo già analizzato precedentemente. Mi verrà quindi un 10 più 20 meno 2 volte la radice di 10 per la radice di 20 per il coseno di 135. Ora basta svolgere i conti, facendo però attenzione al fatto che questo coseno di 135 gradi ha un valore negativo, in particolare ha come valore meno radice di 2 mezzi. Troviamo quindi 30 più 2 radice di 200 per radice di 2 mezzi. Il 2 si semplifica, vedete che qui avrò un radice di 200 per radice di 2 che farà radice di 400, cioè 20. 30 più 20 mi dà 50. Abbiamo quindi trovato che il modulo di U più V, quindi la lunghezza del vettore somma che stavamo cercando fin dall'inizio, è esattamente la radice di 50, che è circa 7,1. Proviamo ora a ragionare invece sulla differenza dei due vettori. Sappiamo che la regola del parallelogramma ci dice che fare ad esempio V-U corrisponde ad andare a valutare l'altra diagonale del parallelogramma, in particolare quella che va da B verso C. Ricordatevi, V-U ha il verso che è deciso dal vettore, diciamo, indicato con segno positivo. Come dicevamo prima, potrei andare ad approcciare questo problema tramite le coordinate e quindi svolgere semplicemente il vettore V meno il vettore U come la coppia 2,4 meno la coppia 3,1. Troviamo quindi banalmente che 2 meno 3 mi dà meno 1 e 4 meno 1 mi dà 3. Questo ha una sua facile interpretazione geometrica. Vedete, se il vettore va da B verso C, stiamo facendo uno spostamento di tipo meno 1 sulle x e di tipo 3 sulle y. Quindi questo meno 1, 3 corrisponde effettivamente allo spostamento determinato da questo vettore V. Andiamo quindi a calcolare V-U tramite il teorema di Carnot. Applichiamo sostanzialmente l'approccio di prima e quindi vedrete che per fare V-U al quadrato ripeto sostanzialmente questa formula, soltanto facendo attenzione a utilizzare l'angolo alfa piuttosto che l'angolo beta. Quindi troverò che V-U in modulo al quadrato sarà sempre la somma dei quadrati di U e V, quindi riporto il 10 e il 20 che avevamo già ritrovato precedentemente, meno il doppio prodotto delle radici di 10 e di 20 per il coseno di 45 gradi, che sappiamo essere uguale a radice di 2 mezzi. Quindi questa volta nel conto che abbiamo fatto precedentemente ritrovo qui un segno meno piuttosto che il segno più dovuto a quel cambio di doppio segno meno che avevamo trovato prima. Il risultato quindi sarà 10. Ne segue che il modulo di V meno U sarà la radice di 10 che è circa 3,1. E questo quindi ci permette di determinare, vedete, la lunghezza di questi vettori V meno U. Concludendo e ripetendo un po' quello che ci siamo detti, nel momento in cui io effettivamente voglio andare a fare la somma di due vettori, posso fare l'approccio tramite coordinate. Sicuramente so che questo corrisponde all'approccio descritto dalla regola del parallelogramma, ma se voglio andare a determinare le lunghezze, quindi i moduli dei vettori somma e sottrazione, probabilmente l'approccio più semplice e più veloce è proprio quello del teorema di Carnot, a patto di conoscere le ampiezze degli angoli che vanno a descrivere la situazione.